Questo è il primo di una serie di video dedicati alla tecnica SCAP. Innanzitutto, qual è il problema? No, il problema non è mio, il problema è tuo. Sei un cretino, non capisci niente di scacchi, eppure continui a giocare a scacchi. Quanti libri di tattica o di combinazioni hai letto? Ah, decine. Stai lì a perdere tempo su internet, chess tempo, chess idea. Che valuti, risolvi un sacco di test al giorno, poi fai una partita, casino, ti perdi sulle forchette, sulle banalità, non vedi le inchiodature, no, non ti rendi conto di niente. Perché sei così cretino? Ecco, la tecnica SCAP cerca di dare una risposta a te che stai guardando questo video. È una tecnica, diciamo, ben nota da decenni, non è niente di nuovo, è niente di particolarmente originale. Ma il problema è che abbiamo bisogno di una tecnica per fare pulizia, per togliere tutta la confusione che ti sei creato in testa tra tutte quelle decine di regole, regolette, i principi, e devo attivare quel pezzo, no, ma forse è meglio se l'alfiere è cattivo, no, ma... E poi l'avversario ti fa la forchetta. Ecco, quindi noi dobbiamo cercare di semplificare il nostro flusso del pensiero, il nostro processo mentale. Ma come? Allora, innanzitutto hai bisogno di alcune, diciamo, cose fondamentali. La prima è ovviamente una comprensione logica della strategia. Hai bisogno di avere ovviamente una vera e propria scaletta mentale che ti permetta di far identificare i vari elementi che hai di fronte a te, diciamo, in una data posizione. E questo è indiscutibile. Poi hai bisogno di qualcosa però che diciamo, ti permette di utilizzare tanta comprensione strategica, perché tu puoi essere pure bravissimo, puoi aver pure letto 100 libri di strategia, del medio gioco, tutti i vari testi possibili e immaginabili, però poi in tutta questa marea di informazioni, poi se non riesci ad applicarle in maniera fluida, coerente, corretta, ovviamente non ti serve a niente. Quindi hai bisogno di un quello che chiamano gli inglesi un thinking system, un sistema per pensare. Quindi hai bisogno di qualcosa che ti aiuti a pensare in modo corretto, qualcosa che ti aiuti a visualizzare in modo corretto. E ovviamente anche hai bisogno di un metodo di allenamento, qualcosa che ti diciamo, che ti dica esplicitamente: oggi fai, studia questo, domani studia quest'altro e dopodomani vai a fare la benedetta partita di torneo amichevole, la partita che diavolo vuoi. Questo è il succo del discorso. Ora, io nei video non voglio parlare né nel metodo di allenamento e né della strategia, perché chiaramente esula completamente dall'argomento di questa serie. Io qui voglio parlare solamente del thinking system, del modo di pensare corretto, cioè darti la chiave del successo tattico, ecco, diciamo così. Ora, uno mi può rispondere: ma guarda che io ho letto, non so, pensa, gioca, allenati, come un grande maestro di Kotov, quindi io sono, cioè io vedo, leggo libri di grandi maestri, figurati se sei tu che mi devi insegnare qualcosa. Certo, però se noi andiamo a prendere, per esempio, pensa come un grande maestro di Kotov, lì che cosa dice? Allora dice: il metodo è semplice, no? Trova le mosse candidate, bene, calcola ogni linea, sì, valuta la posizione finale, vabbè, qui piccolo problemino, però dai, ce la faccio, confronta, quindi diciamo così, costruisciti questo bell'albero delle varianti, sì, confronta le varie valutazioni e infine scegli la mossa migliore, sì, bellissimo, sì, ma in pratica è impossibile, siamo onesti, se tu hai provato a farti un albero delle varianti in questa maniera, con foglio e penna, e già non ci riesci, figurati se ci devi riuscire tu alla scacchiera, tu cretino che non sei altro. Allora, se le cose quindi in pratica non sono così, noi abbiamo altri problemi pratici. Abbiamo innanzitutto come trovare le mosse candidate. Eh sì, perché questi ci parlano di mosse candidate, però nessun libro ci spiega mai, ma
quali sono le mosse candidate in una determinata posizione? C'è un metodo che mi aiuti a trovarle? Voi considerate una cosa, se voi prendete un principiante assoluto, uno che conosce solo le regole degli scacchi, quello già dopo la prima mossa, dopo che io gli ho fatto i quattro, quello già si mette a pensare. Perché lui, poverino, deve scegliere tra tante mosse candidate. E voi lo guardate lì e gli dite, dai, muovi, muovi. Ma, poverino, è bloccato, perché il poveraccio è indeciso tra tante mosse candidate. Quindi, è importante selezionare, avere un metodo che ci aiuti a selezionare le mosse candidate giuste, ovviamente, non tutte. Cioè, non è che noi ci mettiamo a calcolare come prima mossa cavallo H3, per dire, non siamo, sì, siamo cretini, ma non fino a questo punto, ecco, da giocare cavallo H3 come prima mossa. Quindi, secondo punto, come valutare la posizione finale precisamente? Quando ci dobbiamo fermare, cioè nell'analisi? Quanto deve essere lunga la variante di analizzare? Una mossa, due mosse, tre mosse? Come diavolo facciamo a dire, vabbè, ok, mi fermo qui nell'analisi e valuto questa posizione? Altro problema, non secondario. E poi, altro problema, quanto tempo ci devo stare? Un minuto? Un secondo? 10 minuti? Ok, dobbiamo confrontarci con l'orologio, e se non ce l'ho proprio il tempo? Se sto giocando lampo, come faccio? Bene, una serie di problematiche a cui dobbiamo trovare un rimedio. Premesso che, ovviamente, dobbiamo calcolare le mosse migliori, cioè le mosse di attacco, le mosse che ci faranno vincere, non è che ci mettiamo ad analizzare le mosse perdenti. Tra le mosse d'attacco, le più semplici in generale sono quelle cosiddette mosse forzanti. Le mosse forzanti quali sono? Ecco, la tecnica SCAP, che è un acronimo che sta per scacco, e non c'è niente di più forzante dello scacco. Se io do scacco al re, il re avversario si deve muovere, si deve difendere, deve interporre qualcosa, deve fare qualcosa. Quindi lo scacco è forzante, è la mossa più forzante che esista a scacchi. 2. Cattura. Se io catturo un pezzo dell'avversario, quindi guadagno materiale, chiaramente lui dovrà ricatturare qualcosa, quindi, o se no rimane con un pezzo in meno, quindi è una mossa forzante. Attacco. Se io con la mia mossa minaccio di catturare un pezzo, beh, chiaramente il mio avversario dovrà fare qualcosa, dovrà difendersi, dovrà spostare quel pezzo, insomma, qualcosa dovrà fare. Quindi scacco, cattura, attacco, scacco. La P finale di SCAP è piano, va bene, cioè in parole povere. Se non ho nessuna mossa forzante, io devo avere la via di fuga, la via di uscita, una mossa che mi permetta, senza calcoli, ma in base a considerazioni generali, strategiche, quindi ecco perché P sta per piano, quindi inteso come piano, strategia, chiamatela come volete. Ora, come faccio a insegnarvi la tecnica SCAP? Ovviamente ci sono una serie di strumenti, per esempio bisognerebbe partire con piccole varianti, poi varianti da un lato e dall'altro, poi insomma tanti metodi di allenamento, ma io non voglio parlare del metodo di allenamento, allora vi faccio vedere, ho pensato direttamente in questi video, un po' di posizioni e le analizzerò con la tecnica SCAP, cioè la vedrete, la tecnica SCAP direttamente in azione, in movimento. E vi farete quindi conto, quindi vi renderete subito conto se fa per voi o non fa per voi. Ma di sicuro deve far per voi, perché è la tecnica usata da tutte le scuole scacchistiche europee e mondiali, la scuola olandese innanzitutto, tutti i grandi istruttori usano questa tecnica, quindi vediamo un pochettino di passare subito ad applicarla. Allora, siamo in questa posizione, grande maestro Hall contro Civita, batta la pesca come si pronuncia, ma comunque è una partita rapida, tocca al bianco, cosa devo calcolare? Allora, abbiamo detto scacco, scacco, cattura, attacco, scacco, quindi io devo calcolare tutti gli scacchi, quindi devo elencare quanti scacchi ho a disposizione. Allora, donna F8 scacco, torre D8 scacco, donna G7 scacco, donna F6 scacco. Allora, voi direte,
ma io a occhio mi rendo conto che tutti questi quattro scacchi sono brutti, sono cattivi. Sì, ma la tecnica scap presuppone che io devo assolutamente calcolarli anche se sembrano cattivi. Perché? Perché sennò poi mi può sfuggire qualcosa di buono, ecco, se incomincio a scartarle. Quindi devo analizzare in questo caso molto rapidamente. Scacco, è sbagliato, ho perso la donna. Scacco, ho sbagliato, ho perso la donna. Scacco, è sbagliata. Ok, scacco, in F6 è sbagliata, va bene, ok. Purtroppo le devo calcolare. Le devo calcolare per prime, rapidamente, quello che volete, decimi di secondo, ma è importante avere un pensiero organizzato. Quindi, scacco, l'abbiamo scartato, scacco, cattura, posso catturare qualcosa? Vabbè, è chiaro che il mio cervello istintivamente mi porta a eliminare donna per H7 scacco, per dire, perché è chiaro che rientro sempre nella stessa linea di donna G7 scacco, cioè non è forzante perché è scacco e cattura, ma è visibilissimo che è sbagliato, ho stesso discorso, per cui non vado ad analizzare donna per A6, perché è vero che è una cattura, ma non ha senso, il mio cervello immediatamente, diciamo così, può scartare questo genere, quindi niente scacchi, niente catture, attacco, che cosa posso attaccare? Posso attaccare, sì, torre D7, attacco la donna, ma è sbagliata, lascio la torre in presa, non mi interessa, la devo calcolare, accidenti, e questo è il nocciolo della tecnica, scacco, cattura, attacco, solo dopo che ho scartato tutte e tre queste chance, solo allora posso fare una mossa, diciamo, strategica, una mossa tranquilla, una mossa non forzante. Ma devo prima calcolare, torre di 7. Ovviamente devo calcolare anche la mossa più forzante del nero, quindi donna la cattura, perché non ha scacchi, quindi cattura, scaccomatto, A. Alt, quindi già questa è buona, allora non può catturare, deve però c'ha la donna in presa, la deve spostare, dove la sposta? In C5 e segue scacco, perché di nuovo scacco è la prima mossa che devo analizzare, e ovviamente è scaccomatto, quindi niente da fare, allora dopo torre di 7 infatti in partita Cvitan ha giocato donna 8. Di nuovo, scacco, cattura, arrocco. Scacco, cattura, arrocco. Quindi scacco, donna F6, re G8, scacchi. Sì, c'ho solo donna G5 scacco, però è evidente l'attacco con torre D8. Va bene? Il nero ha abbandonato. Quindi, riassumendo, il problema fondamentale è quello di avere un buon metodo di calcolo, va bene? Quindi vedremo degli esempi sulla tecnica scap. Il prossimo esempio lo risolvo anche io, poi dopo incomincerò con degli esercizi in cui dovrete risolverlo voi, va bene? Quindi se no poi mi stanco solamente io, non vale la pena, stancatevi pure voi. Seconda posizione, tocca al bianco, allora, devo analizzare scacchi, catture, arrocco, scacco, scacco, quindi, per esempio, donna per F8 scacco, benissimo, mangia, però già, sì, c'è un'altra cattura, torre per F7, si sposta la donna, cioè è evidente che lo scacco non mi ha portato a niente, va bene, lo scacco lo togliamo, cattura, torre per F7, sì, mi prende la torre, non posso proseguire, posso ancora catturare la torre, ma è un cambio, non ho risolto niente, no, quindi scacco, cattura, attacco, torre G6, ma è assurda, è cattiva, lascio la torre in presa, sì, però attacco, minaccio, donna G7, matto. Ovviamente la cattura del nero
F per G6, segue scacco, che è matto praticamente, quindi non, anche se mangia è matto, quindi non può benissimo. Quindi torre G6 è buona, momento, F5 è apparato il matto, ha apparato tutto. Allora nemmeno questa va bene. Quindi, calcolando scacco, catture, adesso sono arrivato ad attacco, quindi torre G6, niente, torre 6, attacco. Ma è sbagliata, la torre è in presa, non mi importa, la devi calcolare. Scacco, cattura, attacco. Scacco, cattura, attacco. Questo deve essere il tuo modo di pensare. Se, in una posizione tattica ovviamente, qui è evidente che siamo in una posizione tattica perché c'è una pressione fortissima del bianco contro l'arrocco del nero, ci sono molte case deboli, insomma è chiaro che non stiamo facendo una, non è una posizione tranquilla. Torre E6, la devo calcolare. La prima mossa ovviamente devo catturare, devo prendere le mosse forzanti del mio avversario, quindi la cattura, perché non ha scacchi, quindi la cattura, donna per E6, scacco matto, F per E6, e di nuovo scacco matto, diciamo alla prossima, ecco. No, allora, ecco, allora è in crisi, allora torre 6, allora non può catturarla, allora deve spostare la donna. E adesso come proseguo? Scacchi, è lo stesso, donna per F8, non mi serve a niente, catture, torre per F7, non mi serve a niente, non ho risolto niente. Scacco, cattura, attacco, attacco. Ah, torre G6, di nuovo, una mossa forzante. Scacco, cattura, attacco, queste sono le mosse forzanti, di nuovo minaccio matto. Adesso, che cosa è cambiato però? F5 non serve più. Cioè la minaccia di matto nella casa G7 è diventata fortissima. Adesso F5 non ce l'ha più. Come fa a parare? Come fa a parare? Cattura? No, scacco. F5? E no, ma non c'entra, non c'è più la donna in E7, cioè adesso faccio donna per E7 scacco matto, quindi no, non posso. Quindi torre G8 è l'unica per parare l'attacco. Ok, torre G8, continuo, scacco, cattura, attacco, scacco, cattura, attacco, deve essere un mantra, una cosa che io devo ripetere, scacco, scacco, quindi, perché sono le mosse forzanti, quindi devo valutare. Torre, ops, il mouse sta dando, scacco, ecco, scacco, mangia, non ho risolto niente, scacco, mangia, non ho risolto niente, scacco, mangia, non ho risolto niente, ok, allora gli scacchi niente, catture, catture, torre per F7, che cosa succede, torre per F7? Può lui a sua volta, scacco, non ce l'ha, cattura, cattura, torre per G6. Matto, ok, perfetto. Allora, dopo torre per F7, la situazione è tragica, deve dare scacco, scacco. Ah, scacco ce l'ha, torre di uno scacco. Torre di uno scacco, ce l'ha lo scacco. Quindi, va bene, allora giocherà quella. E infatti, VH2, di nuovo, scacco. Copro, scacco. Copro. E infatti a questo punto gli scacchi sono praticamente finiti, cioè nel senso che può fare ancora, dopo re H1 può fare scacco, re G2 scacco, re F1 scacco, re I2, finiscono gli scacchi. Ok, e a questo punto il matto è forzato in H7. Bene, quindi tutta una serie lunga, siamo arrivati alla 42esima mossa ed eravamo partiti dalla 34esima, quindi abbiamo visto una variante lunga 8 mosse, una variante lunga, stressante, mi sono stressato pure io perché il mouse a un certo punto è impazzito, ma avete capito che ho cercato di seguire lo stesso flusso del pensiero, scacco, cattura, attacco. Vi prego di osservare che mosse come torre 6 e
torre G6, che a prima vista sono mosse molto difficili, vedete come invece non siano difficili se uno pensa solamente alle mosse forzanti. Bene, vediamo un altro esempio. Adesso, fino adesso, ho fatto tutto io la fatica. Vediamo un pochettino se adesso fate voi la fatica, va bene? Allora, a chi tocca? Tocca al bianco. Bene, che valutiamo un attimo la posizione. Il nero, vi dico subito, sta minacciando cavallo per F2 scacco. Ok, si vuole fregare questo pedone, perché siamo 4 pedoni contro 3 pedoni, il nero ha un pedone in meno, quindi se recupera il pedone, insomma, ha un po' di chance di perpattare. C'è una pressione notevole delle torri nere sull'alfiere campo chiaro. Vabbè, comunque la minaccia immediata è cavallo per F2 scacco, quindi una mossa tranquilla, la mossa del piano, diciamo così, sarebbe re G2, cioè io difendo il mio pedone F2, e questa è un'idea che sicuramente mi devo tenere. Però io, prima di fare la mossa del re G2, devo pensare scacco, cattura, alfiere. E perché questo? Perché sto tutto sommato in una posizione tattica. Il nero minaccia il pedone, l'alfiere è inchiodato, anzi sta subendo una doppia inchiodatura dalla torre B8 e dalla torre E7. Quindi non è una posizione tranquilla questa, è una posizione sicuramente tattica. Dunque occorre pensare in modo tattico, quindi scacco, cattura, attacco, va bene? Allora, fermatevi un po', pensateci. Scegliete quindi le mosse candidate in base a questa tecnica di pensiero, analizzatele e poi scegliete la vostra mossa migliore. E infine venite a guardare la soluzione. Ah, dimenticavo, la partita era Topalov-Morozevic, quindi stiamo parlando di altissimi livelli. Giocatori, dunque, Morozevic nel 2002, considerate che nel luglio 2000 Morozevic era arrivato al quarto posto nella lista Elo mondiale, quindi stiamo parlando di gente veramente forte. Non stiamo parlando della partita Blitz a 3 minuti su Chess.com o su PlayChess o su Schiacchisti.it, stiamo parlando di Topalov Morozevic. Beh, avete pensato? Andiamo a vedere la soluzione. Allora, cavallo di 3. Innanzitutto le mosse forzanti, va bene? Allora abbiamo scacchi, non ce ne sono, quindi catture non ce ne sono, abbiamo solamente attacco, quindi torre A8, attacco la torre B8, torre D5, attacco il cavallo D3. Vabbè, ovviamente la G2 me la sono lasciata sempre come riserva. Alfiere E4, attacco il cavallo D3. Quindi queste sono le mosse forzanti, va bene? Queste sono le mosse che dovete analizzare, perché sono le mosse forzanti. Scacco non ce l'avevo, cattura nemmeno, attacco. Tra queste tre mosse di attacco, quale devo calcolare per prima? Allora, di regola dovrei calcolare proprio alfiere E4. Il motivo è semplice, perché alfiere E4 attacca contemporaneamente tre pezzi: la torre E7, la torre B8, l'alfiere attacca il cavallo. Quindi tre pezzi neri contemporaneamente attaccati. A ripensarci, torre A8 attaccava solo la torre B8, torre D5 attaccava solo il cavallo D3. Quindi come... alfiere E4 è la mossa più forzante. Va bene. Guardiamo però un attimo le altre due mosse che cosa concludevano. Torre A8, per esempio, va bene, ovviamente, mangia, cavallo per F2 scacco. Beh, sì, il bianco sta meglio, per l'amor di Dio, però il nero ha recuperato il pedone. Su questo c'è poco da fare, no? Torre D5...
no, torre di 5 proprio andiamo male. Scacco, ovviamente, avrebbe recuperato il pedone. E poi, per esempio, può catturare l'alfiere, cambia. Tutte mosse forzanti, tutte mosse di cattura. Come siamo andati a finire? Addirittura vince il nero. Cioè, addirittura adesso il nero si ritrova con un finale con un pedone in più. Cioè, vabbè, insomma, allucinante. Quindi non è possibile. Alfiere è 4. Quindi la G2 è la mossa, diciamo così, che ci mantiene più tranquilli. Allora, dopo alfiere 4, per la cronaca, Morozevic ha abbandonato, quindi la dobbiamo analizzare noi. Quindi analizziamocela, va bene? Quali sono le alternative che ha a disposizione il nero? Cosa ha calcolato Morozevic in questa posizione? Allora, ha calcolato ovviamente le catture. Quindi torre per E4, quindi torre per B5, quindi cavallo per F2 scacco. Ok? Queste sono le mosse. Scacco, cattura, attacco. Quindi scacco, per esempio, cavallo per F2 scacco. Ha dovuto calcolare per prima. G2, ovviamente, forzata. A questo punto ha due torri in presa. Se cerca, per esempio, di salvarne una, torre 8, mangia, tutto forzante, rimane col pezzo in più, quindi no, non è possibile. L'altro, torre B8, mangia, scacco, sempre, vedete, cattura, scacco, e addirittura siamo arrivati a dargli lo scacco matto, perché l'alfiere controlla la casa H7 di fuga. Quindi dopo alfiere 4 questa no, allora torre per B5, poteva catturare la torre, e segue scacco, e siamo sempre lì. Il problema è che l'alfiere controlla la casa H7, anche se interpone, per esempio torre B8, scacco, torre 8, scacco, matto. L'ultima da analizzare era torre per E4, scacco. Già ci possiamo fermare, come minimo, alla qualità di più. Quindi, conclusione. Alfiere 4 non è una mossa che uno può dire vabbè, ma solo un computer la vede o roba del genere. No, la possiamo vedere tranquillamente anche noi. Il tutto sta nella selezione delle mosse candidate. Se la selezione avviene secondo un flusso ordinato del pensiero, e quindi scacco, cattura, attacco, lasciandoci la mossa tranquilla, diciamo quella del piano, solo come ultima chance, una mossa difensiva, una mossa strategica, una mossa diciamo non d'attacco, se noi pensiamo in questa maniera possiamo migliorare sensibilmente la nostra capacità di calcolo. A questa capacità di calcolo va ovviamente aggiunta una capacità di visualizzazione che va, diciamo, allenata a parte, e poi infine occorre, ripeto, un metodo di allenamento, cioè qualcuno che vi dica cosa studiare, esercizi cosa fare, eccetera, eccetera. Ma tutto questo non rientra in questi video. In questi video continueremo a vedere la tecnica SCAP in azione. Per ora mi fermo qui come primo video.